Ciao a tutti. Arriva di nuovo una nuova settimana. Ti auguro una buona settimana e fai del tuo meglio per raggiungere il tuo obiettivo. Oggi è lunedì 6 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Giornata dell'amicizia e della serenità. Alle grane che gli stanno riservando al pianeta oggi cercate di non pensare, ne siete consapevoli, ma a continuare a torturarsi a cosa serve? Un conto è prendere coscienza del problema e attivarsi per risolverlo, o almeno arginarlo, un altro lamentarsi, lanciando critiche feroci a tutto tondo, senza alzare un dito per cambiare lo stato delle cose. Ora che il vostro inquilino Giove vi rende saggi, perciò, decidete di non sollevare inutili polveroni, piuttosto vi incontrate con gli amici e tra una battuta e una risata ci infilate anche qualche inattaccabile verità. La vostra, ma non solo, tutti gli illuminati la vedono come voi. Giornata piacevole anche senza far nulla di particolare, una passeggiata, una ciaspolata o una cena tranquilla, gustando cibi spartani, i vostri preferiti, e sorseggiando rosso d'annata, sempre che poi non vi dia la testa. In tal caso, al volante si metterà qualcun altro. Un giovane mette in crisi la coppia, solo con uno sforzo di sincerità e comprensione i partner riusciranno a mantenere saldo e vivo il loro rapporto. I single hanno il loro da fare con un giovane, Bruno, che si mostra un perfetto ingannatore e che cercherà di metterli nei guai. Qualcuno potrebbe scoprire il vostro segreto, fate molta attenzione e mantenete i vostri segreti unicamente per voi. Abbiate cura di spiegare bene le vostre ultime scelte a qualche vostra amicizia che non le vede di buon occhio. In fondo difendere una vostra scelta è un vostro preciso diritto. Fate un po' di discreta pulizia nelle vostre amicizie. Programma un viaggio. Novità da lontano. Intesa speciale con Sagittario. Oggi Mercurio potrebbe giocare qualche brutto scherzo a chi ha dei segreti da difendere. Meno parlate meglio è. Qualcuno vi ha nascosto qualcosa recentemente, non fatene un grosso problema ma cercate di sapere le cose come sono andate esattamente. Per il vostro bene. Se fino ad oggi avete ricevuto risposte negative da banche e finanziarie, da oggi, con Urano e Giove favorevole, potreste pensare di ritentare e soddisfare così il vostro bisogno di denaro liquido. Nervosismo. Insofferenza. Evita di litigare col partner per motivi futili. Opposizioni e freni. Sii paziente. Le cose si aggiusteranno da sole. Musica, regali, gioielli e dolci ti attireranno. Un toro da considerare o da riconsiderare. Una dichiarazione d'amore, un regalo o una lettera molto piacevole. I familiari ti daranno grandi gioie. Sarà meglio lasciare più liberi i figli. Giorno alquanto movimentato, telefonate, lettere. Ottimi consigli da un pesci. Qualche affare in meno non vi porterà un ammanco economico, poiché diverrete più ricchi in altro senso. La vostra mente è estremamente attiva di questi tempi e anche nel momento del riposino potreste avere qualche idea geniale che costringerà qualcuno delle persone che vi sono vicine a prendervi in seria considerazione. Se sei arrabbiato con la suocera morditi la lingua e conta fino a 10. Un sorriso e un silenzio parlante possono essere più efficaci di una rispostaccia. Nuove fortune si prospettano in amore. Gioco dei transiti tutto sommato positivo specie da un punto di vista delle vostre amicizie che saranno vivificate da novità molto entusiasmanti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 febbraio. Troverete stimoli appassionanti grazie a queste prossime nuove conoscenze. La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l'impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino. Avete spesso optato per un atteggiamento piuttosto diretto con le persone, ma non sincero fino in fondo. Dire le cose esattamente come stanno vi costa fatica. Sarebbe opportuno mantenere una certa coerenza. Nonostante alcune situazioni, siete certamente capaci di esprimervi adeguatamente, dovete solo pensarci di più ed avere la pazienza di spiegare ogni passaggio.
sempre se volete che chi vi sta di fronte vi comprenda fino in fondo. Grande amica la luna mattutina in sestile al vostro segno e all'inquilino Giove che, in barba alle fosche previsioni degli astrologi e al tam tam preoccupante dei giornali, continua a guardare al futuro con speranza e serenità. Bella forza, avete l'astro dell'ottimismo e della fortuna piazzato nel segno. Peccato solo che tra un paio di settimane vi darà il bye bye e allora anche voi scenderete dalle nuvole. Intanto però continuate a godervi questo stato di grazia che già nel pomeriggio, col passaggio della bianca signora in dodicesima casa, mostrerà qualche incrinatura. Carpe diem ricorda il vostro poeta preferito. Amore ed Eros. Due punti affettuosissimi con gli amici che vi ricambiano con paritetico slancio. Un po' meno presenti e rassicuranti col partner, magari vi sta troppo addosso, oppure col tempo vi ha delusi. Più sereni in fondo i singoli incalliti, circondati di persone amiche, parenti, conoscenti ma nulla più. Del vostro cuore volete essere padroni assoluti? Tutt'al più lo regalerete al quattro zampe. Una giornata malinconica è all'orizzonte. Tornano a galla ricordi che parevano sopiti, invece per rinfrescarli è stato sufficiente il metaforico colpo di vento. Meglio soprassedere rispetto a decisioni importanti, concedetevi piuttosto un tuffo nel pass. Mercurio, Marte e il Sole tutti in angolo positivo vi permettono di relazionarvi con la vostra dolce metà in modo sensibile, equilibrato, caloroso e sincero. Se invece siete ancora single, avrete buone occasioni in questa giornata di fare incontri decisamente promettenti, tenete gli occhi ben aperti. Tra i segni che si rapportano positivamente con l'area dell'acquario, possiamo riscontrare la complementarietà che si verifica con i due segni di fuoco Sagittario e Ariete. Entrambi questi segni inseriscono la loro verve focosa e il loro spirito vitale e combattivo, in un segno, come il vostro, che, a volte risente di cali e di bisogno di essere un poco smosso. In compenso, voi vi rifate donando loro le ottime virtù intellettive, il senso dell'umorismo e, in generale, la leggerezza. Lavoro e denaro? Due punti liberi tutti, almeno in senso fisico. Giornata perfetta per passeggiare, cespolare, fiare magari se vi siete regalati il ponte dell'Immacolata e dopo quasi due anni di fermo state già testando la vostra prestanza sulla neve. Tranquillo il pomeriggio, dopo un tè corroborante alle spezie, accompagnato magari da un biscottino tradizionale, ve ne state tranquilli a leggere e riflettere, l'attività non è solo esterna e manifesta, ma anche interiore e nascosta ed è proprio questa la parte più importante e impegnativa. Gli astri dicono che è arrivata l'ora di ricevere un'altra chance dopo un lavoro non andato a buon fine. È il vostro momento per riscattarvi. Non dormite però. Benessere. Due punti in ottima forma, solo al pomeriggio, specie se oggi vi date ad attività fisiche impegnative, cominciate a sentire un po' di stanchezza e di indolenzimento a ginocchia e caviglie, punti deboli del vostro segno. Nessun problema, vorrà dire che i muscoli finalmente tornano a lavorare come si deve, era ora. Il vostro brio non sarà certo offuscato da cattivi pensieri. Date sfogo alla vostra creatività e mandate a quel paese chi vi appare negativo e ostile. Circondatevi di buone energie. Per lei, sportivissimi e a volte un filo trascurati, non sarete bellezze da passerella candidate al firmamento di Hollywood, ma la vostra simpatia fa scomparire i difetti. Ecco perché chi vi guarda vi trova splendide. Per lui, agli amici date tutto, anche più di quanto vi chiedono, esagerati. Ma così facendo sapete che non avrete mai rimpianti né dovrete cullare sensi di colpa, chi fa del proprio meglio vive sereno in qualsiasi condizione. Colore delle emozioni, geranio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.